Oggi vi presento questo oggetto, un lettore di cassette stereo 8 della Sennsound, modello Q8 Home Stereo Tape Player. Brevissima introduzione perché non voglio annoiare nessuno. Queste sono cassette stereo 8, è uno standard nato più o meno fra la fine degli anni 50 e i primi anni 60 in America. Non ha fatto molto successo, e sì, specialmente in Italia. Ha queste cassette che sono abbastanza grosse, giusto per avere un'idea, a parte vabbè la mia mano, questa è una videocassetta standard, quindi è all'incirca grande il doppio di una normale audiocassetta. A differenza delle cassette standard non ha i buchi per l'inserimento delle bobine, perciò come fa a girare il nastro? Il nastro viene fatto girare da questa rotella che viene premuta da un pitch roller e fa scorrere il nastro. Questa cassetta si era rotta, perciò ho dovuto trapanare e aprire per sistemarla, e all'interno praticamente c'è una sola bobina in cui da un lato si avvolge il nastro e dall'altro si svolge, perciò il nastro non ha fine, o meglio, la fine del nastro è unita insieme all'inizio in modo da avere una riproduzione continua. Questa è una cassetta di De Gregori, l'album Rimmel. Ci sono quattro programmi, così si chiamano, che non corrispondono a quattro tracce esattamente, ma all'incirca. C'è cioè quattro tracce della testina, che sono i quattro programmi. Ogni programma contiene due o tre canzoni, come si può, sì, facciamo finta che si possa leggere, ecco, così. E finito un programma, c'è una piccola bandella di nastro metallico che fa commutare in automatico sul programma successivo. Nel caso specifico, dato che la cassetta si era rotta, la bandella metallica non c'è più, quindi bisogna commutare manualmente. Questa cosa, nel caso specifico del lettore, è possibile con questo tasto qua, vedremo poi come. In questo momento è collegato, lo alimentiamo, come vedete non succede nulla. Questo ha due canali anteriori e due posteriori, è infatti stereo 8, 4 tracce bicanale, quindi 8 tracce in totale, e regolazione di tono e volume separati per anteriore e posteriore, bilanciatura che invece è comune. Come funziona? È acceso, non sentiamo nulla, non ci sono spie, non c'è un interruttore di accensione, perché il tutto è gestito con un piccolo fine corsa che forse si riesce a vedere qui. Non si vede niente, vabbè, c'è un piccolo fine corsa che a inserimento della cassetta fa partire il motore di trascinamento. Poi la cassetta, come dicevo, toccando questa parte contro un pernino di gomma che c'è all'interno, inizia a scorrere. L'inserimento della cassetta è piuttosto brutale, nel senso bisogna fare abbastanza forza perché la cassetta entra all'interno. E una volta entrata si blocca così. C'è ovviamente una parte iniziale di nastro vuota, come nelle cassette standard, e poi inizia la musica. Adesso speriamo anche che inizi. Non ci sono comandi di avanzamento e di riavvolgimento. L'avanzamento veloce è possibile, questo lettore non dispone dell'avanzamento veloce. Il riavvolgimento no, perché il nastro può scorrere in un senso solo. Diciamo così, per praticità, passiamo al programma successivo. Ah no, ecco. Ecco, ho interrotto un attimo perché il nastro non partiva. In realtà il nastro era partito, ma c'erano le casse staccate, quindi non si poteva sentire nulla. C'è anche una regolazione del tracking, cioè dell'allineamento delle testine, esattamente come nei videoregistratori, ovviamente non quelli che hanno l'autotracking, si può regolare l'inclinazione della testina. Sentiamo un po' la differenza. È un futuro invadente. L'avrei distrutto con la fantasia. L'avrei stracciato. Ora, con questo tastino, come dicevo, si possono cambiare i programmi, cioè saltare da una traccia all'altra, ovviamente mantenendo sempre i due canali stereofonici, ma le altre due canzoni praticamente. Sono morti di noia, conta delle dita poco già, poche ombre nella vita.
solo un pianista di piano. Santa voglia di posso fare castelli, parlano è una truppa, solo un pianista di piano. Ora, come vedete, se noi cambiamo la traccia, la musica va avanti, perché ovviamente non è un CD, non è un disco, è un nastro. Le quattro tracce sono registrate in parallelo, perciò cambiando traccia a metà di una canzone si riparte dalla metà della canzone che c'è sull'altra traccia. In più non è possibile il riavvolgimento. Il problema più grosso di questo sistema, ed è principalmente il motivo per cui non ha fatto gran successo, è il fatto che le cassette si rompano facilmente, o meglio che il nastro a doppio avvolgimento sulla stessa bobina si inceppi facilmente, tant'è che io questa cassetta l'ho già riparata due volte perché il naso si è inceppato e non c'è modo dall'esterno di sistemare la cosa. In compenso però la qualità audio è accettabile, considerando gli anni che ha questa cassetta e lo stato di conservazione, anche il lettore non è nuovissimo, ha una buona qualità audio. L'estrazione della cassetta non ha un tasto Eject, ma per togliere la cassetta semplicemente la si tira in fuori. L'uso principale di queste cassette è stato quello delle autoradio, non tanto della registrazione domestica. Comunque hanno fatto poco successo perché questo tipo di cassetta più piccola, più sottile, larga la metà, più leggera, con un sistema molto più semplice di avvolgimento del nastro, due semplici bobine chiuse, nastro più piccolo, era più pratica e ha fatto pertanto successo. È comunque un sistema che ha un suo che di interessante, quantomeno ingegnoso per il meccanismo di funzionamento. Questo è quanto.